Quando noi siamo nella sua casa non dobbiamo sentirci come confinati al nostro banco e non poterci muovere, sentirci liberi nello spirito. Perché la parola di Dio dice: nella sua presenza vi è libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Musicisti, suonate in sottofondo, grazie. Alleluia. Qualcuno forse potrebbe pensare: ma perché gridate così tanto? Perché lodate Dio a così alta voce? Perché battete le vostre mani? Perché danzate? Sembrate un pugno di pazzi. Beh sì, siamo un pugno di pazzi per il Signore. E sai perché? Perché Lui è stato troppo buono con noi. Alleluia. E come posso io trattenermi da dargli tutta la lode, la gloria e l'onore quando Lui è stato così buono con me? Alleluia, alleluia, alleluia Jesus, alleluia Jesus, alleluia. Salmista Davide disse: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, e se lodi siano sempre nella mia bocca. Com'è tutto questo possibile? Alleluia. Com'è possibile? Qualcuno potrebbe domandarsi: com'è possibile che le sue lodi siano sempre nella mia bocca? Com'è possibile che io possa benedire il Signore in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza della mia vita? È possibile solo se tu hai un incontro personale con Dio. E nel momento in cui tu avrai quell'incontro personale con Dio, Lui trasformerà la tua vita in modo tale che non potrai fare a meno in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi problema, di benedire l'Eterno, di lodare l'Eterno, di magnificare il suo nome. Alleluia! Alleluia! E lasciate che sia molto schietto con voi questa sera. Lui non gradisce la lode di circostanza, ma Lui gradisce quella lode, quella adorazione che viene dal profondo del cuore. Perché se tu sei in grado di lodare Dio e di gridare a Dio e di battere le tue mani e cantare a Lui solo quando hai la macchina nuova, solo quando hai avuto un aumento di stipendio o solo chissà che cos'altro avrai ricevuto, quella non è una vera lode. Quella non è vera adorazione, è lode, adorazione di circostanza. Ma i veri adoratori, disse Gesù alla donna samaritana, adoreranno Dio in spirito ed in verità. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, in spirito ed in verità. Come possiamo adorarlo in spirito e in verità? Solo se siamo stati ripieni di potenza dall'alto, così come c'è scritto in Atti 1:8: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E se noi siamo ripieni di quello Spirito giornalmente, allora, a dispetto delle circostanze, Lui ci aiuterà a poterlo benedire, a poterlo lodare, a poterlo esaltare in qualsiasi circostanza. Alleluia, alleluia. Molte sono le afflizioni del giusto, molte. Oh mamma mia, e questa è la strada che io dovrei percorrere?
Il verso a seguire dice: ma l'Eterno lo libera da tutte. Alleluia. Sapete, la nostra non è una condizione, umanamente parlando, diversa da chi sta là fuori, perché anche lì molte sono le afflizioni, ma ai noi Dio non li libera da tutte le afflizioni. Noi abbiamo il privilegio di essere liberati da ogni, alleluia, ogni afflizione. E sento come uno spirito di resistenza da parte di qualcuno che è seduto tra questi banchi da molti anni e fa fatica a credere a questo. Lascia che questo giovane, privo forse sì di molta esperienza, ma lascia che questo giovane ti dica: nello spirito Dio è in grado di liberarti da ogni afflizione, se solo tu riconsacri la tua vita al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. E a proposito di questo, vorrei dare una, come una rinfrescatina su quello che ho detto due domeniche fa, leggendo in Matteo capitolo 7, verso 21, che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Qui è Gesù che parla. Credo che Dio sia in modo particolare cercando di scuotere le coscienze di tutti quanti noi e dire: ehi, svegliati da questo tradizionalismo, svegliati da questo tu ingannare te stesso e pensare che il venire in chiesa ti salvi, perché non è il venire in chiesa che ti salverà, ma il fare la sua volontà che ti salverà. Alleluia, alleluia, alleluia. Continua a leggere. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? Signore, ma non siamo noi venuti ogni domenica nella UPCI di Catania? Abbiamo cantato, abbiamo suonato, abbiamo danzato nel tuo nome, abbiamo pregato nel tuo nome. Signore, abbiamo persino scacciato demoni nel tuo nome. Ma insomma, Signore, alleluia. Ma notate cosa dice dopo: e allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Wow. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sulla roccia. Alleluia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Persero il lavoro, rimasero senza soldi, non sapevano in che direzione andare. Ma essendo quella casa fondata sulla roccia,
dice la parola di Dio, non crollò perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo storto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, vedete, gli stessi problemi sul giusto e sull'empio. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti. Alleluia. E cosa dice? E si abbatterono su quella casa, essa crollò e la sua rovina fu grande. Alleluia. Alleluia. Come poté il salmista Davide dire: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sia sempre nella mia bocca. Come poté dirlo? Stiamo parlando di Davide, che spesso viene ricordato come un grande eroe, l'uomo secondo il cuore di Dio, ma stiamo parlando anche del Davide adultero, del Davide omicida. Ma perché fu definito secondo il cuore di Dio? Perché nonostante i suoi falli fu sempre in grado di risintonizzarsi col cuore di Dio. E questo fu solo possibile perché la sua casa era fondata sulla roccia. Alleluia. E se io e te vogliamo avere questa stessa caratteristica, non vogliamo essere abbattuti, non vogliamo crollare nei nostri problemi, nelle nostre circostanze, abbiamo bisogno di risintonizzarci col cuore di Dio, di riconsacrare la nostra vita. Scusate, ve lo dico ancora una volta, non ha importanza quanti anni siete in chiesa, forse qualcuno addirittura come me è nato in chiesa, ma questo non ha alcun valore se la nostra casa non è fondata sulla roccia. Oh, alleluia! 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 Oh, com'è possibile benedire l'Eterno in ogni tempo? Fatti la sincera domanda e risponditi sinceramente: è la mia casa edificata sulla roccia? Alleluia! Alleluia! Dal punto di vista umano, quando ci ritroviamo in mezzo ai problemi, quando ci ritroviamo ad attraversare la valle, vorremmo, come per, tra virgolette, magia, scusate se uso questo termine, che Dio ci prendesse, ci tirasse fuori così e mettesse chissà in quale paradiso. Alleluia. Questo con molta probabilità non avverrà mai. Sapete perché? Perché quando attraversiamo la valle e poi ne veniamo fuori, saremo più benedetti di prima. Saremo più forti di prima. E riusciremo a fare ciò che noi pensavamo che fosse impensabile fare prima. Alleluia. Alleluia. Riusciremo a fare ciò che noi pensavamo fosse impensabile prima. Alleluia. Ma è necessario avere la nostra casa fondata sulla roccia. Alleluia. 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 Ancora qualche minuto e vi libererò dal mio sermone. Alleluia. Temete l'Eterno voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. Vado a saltare.
Allontanati dal male, fai il bene, cerca la pace e procacciala. Verso bellissimo, gli occhi dell'Eterno sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Quale consolazione sapere che gli occhi del Signore sono su di me. Non possiamo avere paura se abbiamo piena consapevolezza del fatto che gli occhi del Signore sono su di noi. E in ogni caso la scrittura dice: Lui non ci ha dato uno spirito di paura. Permettimi, Sandra, permettimi di chiamarti già sorella. Dio non ci dà uno spirito di paura. Sai cosa succede quando Dio ci riempie col suo Santo Spirito? Ogni paura va via da noi. Alleluia! Dio non ci ha dato uno spirito di paura. E cosa dice il resto del versetto? Ma di potenza. Alleluia! Non uno spirito di paura, ma di potenza. E se c'è ancora qualcun altro qui stasera che non ha ricevuto lo Spirito Santo, Dio vuole riempirti con quella potenza e vuole liberarti da qualsiasi avversità, da qualsiasi paura, dal legame del peccato e darti una vita abbondante che nessuno in questo mondo è in grado di darti. Alleluia! 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 Stiamo pure lì in piedi. Musicisti, suonate. Alleluia. Voglio leggere insieme a voi un verso che tutti quanti voi non conoscete affatto. Atti 2:38. C'è forse qualcuno che conosce questo versetto? Leggiamo dal verso 37. Ora essi, e qui il contesto è il giorno della Pentecoste, che non ha mai avuto fine e non avrà fine fin quando il Signore nostro ritornerà. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora il primo della classe, Pietro, quello che scattava sempre in prima, non perse l'occasione, scattò subito in piedi e disse loro: ravvedetevi. Piccola parentesi, questo non è valido solo per chi ancora deve ricevere lo Spirito Santo. Chiusa parentesi. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Sorella Sandra, non ci sarà dono, regalo, miracolo più grande di quello di ricevere, che quello di ricevere il dono dello Spirito Santo. È l'opera più grande che Dio può fare nella nostra vita. Oh, no, 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 non è il guarirci da chissà quale cancro il più grande miracolo. Non è il provvedere a chissà quale bel lavoro il grande miracolo. Il più grande miracolo, il più grande miracolo che un essere umano può sperimentare è il ricevere Dio nella sua vita. Perché questo è lo Spirito Santo, l'ingresso di Dio nella nostra vita. E quando Dio fa l'ingresso nella nostra vita, tutto il resto
deve fuggire via dalla nostra vita. Paure, afflizioni, malattie, qualsiasi cosa deve fuggire dalla presenza di Dio. Alleluia! 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 Credete voi questo? Chi non crede questo veramente non lo dica neanche amen, ma lo ripeto. Credete voi questo? Alleluia! Così come ho già detto, il giorno della Pentecoste, sorella Sandra non ha mai avuto fine, ma ha ancora un continuo. E fino a quando il Signore nostro non ritornerà, abbiamo ancora l'opportunità di poter sperimentare la Pentecoste. Alleluia! Ma leggo ancora qualcos'altro. E con molte altre parole li scongiurare, li esortare dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Wow! Alleluia! Come ho già detto, il giorno della Pentecoste non ha ancora avuto fine. E questo avverrà ancora ai nostri giorni, ma non così, non così, in maniera esponenziale. Alleluia! Alleluia! Qualsiasi spirito di incredulità esca da qui nel nome di Gesù. Alleluia! 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 Fratelli e sorelle, non c'è alcun altro tempo da perdere. C'è qualcosa che si sta muovendo. Se tu vuoi essere nella barca, entra nella barca e non uscire più da questa barca, perché rischi di affondare. Alleluia! Alleluia! E se hai già sperimentato quello che abbiamo appena letto, ma da tempo non è più una realtà della tua vita, Dio ti sta dando ancora un'altra opportunità di venire ai suoi piedi, di pentirti dei tuoi peccati, di lasciare indietro il tuo passato. E non ha importanza quanto grave sia il tuo passato. Non ha importanza quali peccati stanno dietro. Se tu ti ravvedi, Dio è in grado di ravvivare il suo spirito ancora una volta dentro di te. E se non l'hai mai ricevuto, come ancora non l'hai ricevuto tu, e ancora se c'è qualcun altro che non l'ha ricevuto, Dio può farlo non alla prossima domenica, può farlo stasera. Sta a te decidere. Sta a te decidere. Possiamo pentirci con la nostra bocca, ma Dio vede il nostro cuore. Non necessariamente dobbiamo pronunciare con la nostra bocca parole di pentimento se il nostro cuore non è veramente pentito. Alleluia. Se ci pentiamo dei nostri peccati e siamo battezzati nel nome di Gesù per il perdono dei nostri peccati, Dio ci ha promesso, e Dio non è un politico che promette e poi ci lascia in 13. No, Dio promette e adempie, porta a compimento le sue promesse. Lui ti riempirà con lo Spirito Santo. Alleluia! Voglio chiedere a chi non l'ha ricevuto e desidera riceverlo. Non voglio obbligare nessuno e nessuno obblighi nessuno. Deve essere un volere spontaneo. Chi non ha ricevuto lo Spirito Santo e desidera sperimentare questa gloriosa esperienza che ti introdurrà in una nuova vita,
Perché quando Dio ci riempie col suo Santo Spirito, sorella Sandra, ci dà una nuova vita. E ciò che è passato rimarrà tale. Dio non è interessato al tuo passato, ma Lui è interessato al tuo futuro. Il diavolo cercherà di risuscitare il tuo passato, ma Dio non importa il tuo passato, lo seppellirà e ti darà un glorioso futuro. Alleluia! Oh, alleluia! E allora sarai in grado di benedire il Signore in ogni tempo, e la sua lode sarà sempre nella tua bocca. Chi vuole, chi ha bisogno di ricevere lo Spirito Santo, venga, ci sarà il pastore, ministri qui presenti che vi aiuteranno a pregare. Alleluia, venite, è la vostra opportunità. Tutti gli altri, aggregatevi. Chi ha bisogno di essere ravvivato, non prenda per scontata questa circostanza, ma venga a piedi del Signore. Alleluia, con lode, con ringraziamento. Stare con te.